Un cordiale saluto amici sportivi di Eleven Sport, ben ritrovati all'appuntamento con la Serie A Beretta femminile dal Pallaboschetto di Ferrara sotto la guida dei signori Prandi Ambrosetti. È iniziata la sfida fra Ariosto Ferrara e Pallamano Mezzocorona, seconda sfida consecutiva salvezza per entrambe le compagini, una vittoria in campionato contro Malo. Oggi è la gara del verdetto definitivo: riusciranno a svoltare la stagione oppure chi perde dovrà continuare a soffrire inevitabilmente anche chi vince. Buonasera da Enrico Bonzanini e ben ritrovata a Beppe Celeghini. Buonasera a tutti. Sì, Enrico, dici bene, una partita importantissima, quella delle due che riuscirà a vincere oggi. Intanto vantaggio di Mezzocorona che si porta sull'1-0. Dicevamo, chi vince oggi lascia l'ultimo posto. Pareggio immediato di Martina Crosta. A italiano ha risposto Martina Crosta, 1-1 al Boschetto. Gara iniziata immediatamente con ritmi altissimi, ma i tecnici Carlos Britos e Sonia Giovannini sono ovviamente allenatori che hanno nelle loro caratteristiche quella di provare a far spingere in maniera assolutamente pesante la seconda fase. Sono due squadre che comunque giocano una pallamano diversa, è giovanissima la formazione di Mezzocorona, che però ha due talenti incredibili, quasi abbaglianti oserei dire, in questa formazione. Due giocatrici da classifica cannonieri, due giocatrici che comunque anche oggi proveranno a dettare la loro. Parliamo ovviamente di Emma Ghirlanda e di Anna Chiara Campestrini. Prova intanto l'Ariosto a giocare un attacco veloce, viene fermata Fernanda Marrochi. C'è un buon tifo oggi a Ferrara, la vittoria di Malo ha ovviamente sbloccato non soltanto la classifica ma anche la convinzione. Necessario che fosse così, zero in classifica era inguardabile per la nostra Ferrara. Tra l'altro, a completare la giornata, tanto Tomova lascia partire una conclusione imparabile per il portiere ospite, 2-1 per le padroni di casa. Molto forte l'Ariosto, è partita con un buon ritmo, una difesa serrata. In panchina a disposizione di coach Carlos Britos ci sono le azzurrine De Santis e Manfredini, assieme a Travagli, Chiara Ferrara, Gabriella Vitale, Carlotta Poderi, e poi c'è anche Martina Lobiundo che è ad onor di firma perché non entrerà in questa partita. È un Ariosto, lo dicevamo, con soluzioni di rotazione in questo momento limitate, però anche Visentin, che abbiamo avuto ospite anche a match in settimana, ha dato segnali di buona ripresa, dovrebbe rientrare per l'inizio del 2022, Beppe. Sì, è a bordo campo in borghese Visentin Kerper, una giocatrice che potrebbe dare quel qualcosa in più all'Ariosto Ferrara per permettere alle giocatrici di casa di lasciare, si spera definitivamente, le parti basse della classifica. Attacco insistito da parte di Mezzocorona, che prova ad arrivare alla conclusione. La murata di Tomova su Razika, il contropiede di Soglietti per Tomova, che non lascia scampo all'estremo difensore di Mezzocorona, Niki Razika. Una bella giocata questa da parte di Tomova, poi c'è la parata di Villoslada, seconda rete per Tomova. La conclusione ovviamente è un errore, in precedenza era stata della giocatrice numero 13 Anna Saranovic, conclusa una parata. Il gol invece qui trovato da parte di Emma Ghirlanda, che trova una bella azione in doppio appoggio con salto verso il portiere Villoslada, appoggiata entrambi i piedi, poi è riuscita a mettere il pallone sopra le spalle della difesa dell'Ariosto. 3-2 al Pallaboschetto, è una gara comunque equilibrata, è una sfida a salvezza che entrambe sanno di non poter perdere. Tra l'altro oggi curiosamente il calendario mette di fronte ancora Tomova all'incrocio dei pali per la quarta rete dei padroni di casa. Dicevamo, Malo gioca a Leno, quindi in questa giornata di campionato le ultime quattro in classifica curiosamente si incrociano, giornata che potrà dire qualcosa di più. Assolutamente sì, Tomova è partita forte in questa partita, davvero brava la bulgara con 100% al tiro in questi primi 5 minuti di gara. È massimo vantaggio per l'Ariosto sul 4-2. Saranovic prova a cercare la conclusione, c'è lo sfondamento con ampie proteste da parte della panchina di Mezzocorona, inflessibili i direttori di gara Prandi e Ambrosetti, una coppia arbitrale giovane che abbiamo già visto a Ferrara, una coppia arbitrale che si sta cercando di guadagnare i punti necessari per arrivare alle final di Coppa Italia. Per adesso nessun errore da parte dei due direttori di gara, speriamo che anche per loro sia un pomeriggio sereno qui al Pallaboschetto.
intanto paratona ai danni di Katia Soglietti del portiere di mezzocampo. Razzica mette in fila una bella parata, poi manca completamente la porta, invece il numero 44 Emma Ghirlanda che non è riuscita a trovare il fondo della rete dopo una bella azione personale. Dall'altra parte Tomova scarica per Fabricatore, davvero brava Luciana Fabricatore, un gol in bello stile per la numero 17, ancora una volta Tomova protagonista. Time out mezzocorona. Sì, questa volta è l'Italo-Argentina a sbloccarsi, assist al bacio di Tomova che ha iniziato questi primi 5 minuti abbondanti di gara da assoluta protagonista. Comunque anche una menzione per la difesa di Ferrara che fino adesso è stata una barriera quasi invalicabile per le giocatrici d'attacco del mezzocorona. Diciamo giornata molto interessante perché le ultime 4 in classifica curiosamente si incrociano fra di loro, con Malo che è stata battuta sia da mezzocorona che è dall'Ariosto, che va a far visita a Leno, che è la formazione che sopravanza di 2 lunghezze il terzetto in coda alla classifica. Di sicuro chi conquisterà i 2 punti qui al Palaboschetto questa sera fra Ariosto e mezzocorona lascerà l'ultima scomodissima posizione in classifica. Fosse l'Ariosto, per le giocatrici di casa sarebbe la prima volta in cui non si troverebbero in coda alla classifica. È un dato interessante. Altro dato interessante è che l'Ariosto per la prima partita è riuscita a tenere sotto le 25 reti, quella di Malo ovviamente, un avversario. Ariosto che viaggiava a oltre 31 reti di media subite per partita, una media inaccettabile, peggior difesa del campionato, che faceva da contrattare al quarto miglior attacco del campionato, quindi un dato indicativo per una squadra che era in fondo alla classifica. Le 23 reti di Malo subite con la grandissima prestazione di Villoslada hanno un po' pulito queste statistiche. La bella giocata insistita da parte di mezzocorona che tenta di far arrivare il pallone fra le mani della giocatrice maglia 82 Anna Chiara Campestrini. C'è la deviazione, il tocco da parte di Fabricatore, la palla resta di possesso della squadra trentina. La bella giocata ancora di Campestrini che manovra il pallone con il servizio centrale per Ghirlanda. Italiano va a cercare la giocata da parte di Saranovic, la parata di Villoslada, poi Tanic per Tomova che si alza, c'è la parata da parte di Razzica che sembra aver preso le misure su Tomova, forse conclusione affrettata qui della Bulgara. Vorrei porre l'accento sulla partita difensiva di Luciana Fabricatore, fino a questo momento veramente molto molto positiva, 2 murate, tanti interventi, dalla sua parte non si passa, poi si è anche sbloccata in attacco. Sì, come dicevi bene, anche il portiere delle ospiti si è presentato al Palaboschetto con una parata davvero importante. Sull'altro fronte Villoslada si ripete, non è da meno, deviando sopra le traverse, una conclusione impegnativa. Campestrini non trova il fondo della rete perché Villoslada fa una bella parata, Tanic poi prova a servire Tomova, ancora crosta il pallone per Soglietti che rifiuta l'attacco e chiede di giocare. C'è una richiesta specifica da parte di coach Britos di attaccare nello spazio. Io trovo corretta anche la scelta, visto il tiro sbagliato di prima di Tomova che è andata in 1-4 dal campo, di rigiocare questo pallone. Ancora Tomova cerca Tanic, Tanic cerca lo smarcamento, c'è l'intervento da parte di mezzocorona che adesso sta provando ad alzare il tenore difensivo. Marrocchi, Tomova ancora schermata da Italiano Fabricatore, allora si torna da Tanic, crosta Marrocchi, eccola Tomova, trova lo spazio Tomova, c'è il 7 metri, la difesa in area da parte di Italiano, azione orchestrata, paziente e ottimamente gestita. Veramente il pallone ha svariato dal fronte destro a quello mancino dell'attacco estense, per la trasformazione si porta Tomova che non sbaglia e porta a 6 le reti per le padrone di casa, punteggio di 6-2 più 4 per l'Ariosto. Si allarga il punteggio grazie a Mari Tomova, quarta rete per lei, ancora Villoslada su Campestrini, sta chiudendo letteralmente la porta Villoslada, giocatrice che sembra totalmente cambiata. Qui c'è l'errore di rifinitura fra Tanic e Marrocchi, altra bella idea. Marrocchi era libera, Tanic l'ha vista, purtroppo non ha calibrato alla perfezione il servizio, troppo forte, non è
riuscita il pivot uruguaiano, italo-uruguaiano, a far sua la sfera. Viloslada, un altro dato curioso: se riesce a ripetere la prestazione del turno precedente a Malo, diventa un fattore importante per l'Ariosto Ferrara. Pestrini, la palla per Vegni, fermata da Tomova, che si fa apprezzare anche in azione difensiva. Saranovic, c'è il fallo di Tomova ancora una volta su Campestrini. Palla torna dalle parti di Ghirlanda. Campestrini, scambiano le due, il tocco da parte di Anna Saranovic, ancora a giocata da parte di Ghirlanda. C'è la difesa in area da parte di Luciana Fabbricatore, che chiede scusa alla panchina. Andrà Campestrini sull'attacca dei sette con l'obiettivo di provare a spiazzare Marta Villoslada. Decimo minuto di gioco, 6-2 per l'Ariosto, che sta facendo le prove per il massimo vantaggio. Campestrini para Villoslada e poi è fortunata in questo caso Campestrini, che ritrova immediatamente la maniglia del tiro e va a mettere dentro la prima rete di giornata per lei. 6-3, Villoslada aveva preso anche questa. Aveva parato il rigore, l'arriva tutta è terminata precisamente sulle mani della stessa giocatrice che si era incaricata della trasformazione del penalty. Da lì la giocatrice di Mezzocorona non ha potuto sbagliare una seconda volta e ha accorciato le distanze sul 3-6. Tanic, la palla per Tomova, Fabbricatore, ancora Mari Tomova, numero di Tomova, che prova ad andare via in smarcamento. C'è l'intervento che consegna un 9 metri, si complimenta con Saranovic, Violetta Vegni. Ancora Tanic, Tomova, Marrocchi, va a cercare Martina Crosta, Tomova, un missile di Tomova in doppio appoggio, palla sotto all'incrocio dei pali. Solo applausi per questa occasione, questa conclusione della giovane bulgara. Ormai è la terza conclusione della Tomova che centra l'incrocio dei pali, nulla da fare per l'estremo difensore ospite. Davvero un approccio alla gara clamoroso da parte di Mari Tomova. Panchina dell'Ariosto concentratissima e silenziosa. Ovviamente la posta in palio è tanto tanto importante. La parata poi di Villoslada, qui probabilmente il pallone viene toccato da Crosta giustamente all'interno dell'area. Il fischio riconsegna il possesso di palla alla Mezzocorona. Campestrini, Ghirlanda, prova ad entrare dritto per dritto, prova l'opposizione di Tomova, ma anche il fallo. È stata brava Emma Ghirlanda, perché qui le strade erano abbastanza ostruite e nonostante ciò la giovanissima centrale del Mezzocorona ha insistito. Saranovic, la palla ancora per Campestrini, bella palla in ala, gran gol, qui ha trovato l'unico spazio possibile per il tiro ed è arrivato davvero un gran bel gol da parte della giocatrice numero 9, Martina Betta, primo per lei. Bel gol davvero dalla posizione di ala, e questa volta è dalla stessa posizione sul versante opposto, capitan Soglietti, che non lascia scampo al portiere avversario e ristabilisce le distanze sull'8-4. Distanza di 4, Beppe, che si è consolidata, è un buon avvio questo per l'Ariosto, che più che belle cose in attacco, perché poi l'attacco spesso e volentieri è frutto anche della grande capacità di ripartenza dopo una buona difesa, è la difesa che è cambiata nelle ultime due partite. Sì, finora rebus irrisolto per Mezzocorona, che fatica tantissimo a trovare spiraglio. Tomova, Fabbricatore, Crosta al centro, insieme a Marocchi non lasciano spazi. Sulle fasce Tanic e Soglietti fanno la loro parte, quindi difesa veramente importante in questa prima fase di partita. Violetta Vegni, gran parata qui da parte di Villoslada, ma c'è il rigore concesso a Mezzocorona. Grande giocata da pivot vero per Violetta Vegni, l'ex Brixen va a prendersi un penalty prezioso per Mezzocorona, che sembrava in difficoltà. Saranovic invece potrà andare sull'attacca dei sette a sfidare nuovamente Villoslada. Secondo rigore per Mezzocorona in questa partita, con Saranovic che spiazza Villoslada. 8-5, meno 3 Mezzocorona. Sì, niente da fare questa volta. Trasformazione impeccabile da parte di Saranovic, che ha spiazzato Villoslada, brava in precedenza a respingere il primo penalty, questa volta nulla da fare, palla da una parte, portiere dall'altra e punteggio accorciato sull'8-5. Tomova, la palla per Soglietti che non può attaccare, Crosta tenta il servizio per Tanic, buco nella difesa di Mezzocorona. Grande giocata di Fabbricatore, che però non c'entra la porta. Quirizica era uscita con i tempi corretti, è stata brava la portiera di Mezzocorona a togliere visibilità a Fabbricatore, forse c'è andata con un pizzico di leggerezza. E qui dall'altra parte c'è il tentativo di Mezzocorona, fallo i 9 metri.
Sì, palla per il mezzo meno due per le trentine, possibilità di riportarsi non a meno uno ma molto vicino alle padrone di casa. Altro fallo commesso questa volta da Tanic e palla ancora in possesso a mezzo corona. Centro della Valle per Ghirlanda, grandissima giocata di Violetta Vegni, sta facendo una partita clamorosa la pivot di mezzo corona, è davvero l'elemento di maggior pericolosità. Da lei è partito sul 7-3 il caricate le pile per le sue compagne di squadra. Saranovic manca la porta, c'è la difesa in area da parte di Marrocchi, altro tiro dai 7. Devo dire che mezzo corona sta beneficiando molto dei viaggi dall'attacca. Sì, è il terzo rigore per le trentine, ancora Saranovic che si presenta alla trasformazione, ancora una volta supera Viloslada, quindi break per mezzo corona che si avvicina nel punteggio. Ora tocca all'Ariosto riprovare a riallargare il punteggio, che in questo momento è sull'8-6 per l'Ariosto. Davvero brave le trentine a non mollare la presa sul match. 15 minuti di gioco, se ne sta per andare il primo quarto di gara. Soglietti, che bella giocata che l'Ariosto riesce a mettere in piedi, poi Tomova sulla ribattuta, poteva essere l'azione della settimana questa. Che bella davvero, Soglietti dall'ala ha fintato la conclusione, ha crossato, per usare un termine calcistico, per Fermarocchi, che al volo ha concluso verso la porta. Altrettanto brava il portiere ospite, ma sulla ribattuta il più lesto di tutti è stata Tomova, che ha portato il punteggio sul 9-6. Saranovic, palla difficile, la tiene Campestrini, para Viloslada, c'è il 9 metri. Ecco, forse qui poteva esserci davvero il 7, perché qui il fallo di Crosta era a meccanica di tiro avviata, oppure niente a quel punto, perché Viloslada aveva parato. Brava Marta Viloslada, 9-6 il punteggio sul cronometro e sul tabellone del Palaboschetto. Qui c'è l'errore da parte di Mezzocorona con il pallone in verticale lanciato da Tomova per Fabbricatore, che non lascia scampo. Brava Tomova, brava Fabbricatore. Questa volta è stata fredda Fabbricatore, solo davanti al portiere avversario, non ha sbagliato, finta e conclusione sul primo palo. Punteggio che si riporta sul più 4, 10-6 per l'Ariosto. Ferraresi che hanno riallargato, riallungato e si trovano a più 4 in questo momento. A corsa e distanza adesso mezzo corona. Bel gol qui di Campestrini, che trova la palla sopra la spalla di Viloslada, poi Crosta tenta la giocata personale, fermata, c'è l'azione di 9 metri, si complimentano Campestrini e Violetta Vegni. Sta facendo molto bene la pivot di mezzo corona, da lei è partita la carica suonata per provare a riprendersi questa partita. Davvero giocatrice interessante in questa prima fase di questo match. Nel momento più difficile è stata lei a chiamare la riscossa delle trentine, che si sono riportate sotto. Ora Tomova non trova lo specchio della porta, conclusione che si spegne alta sopra la traversa. Campestrini manovra sulla numero 22 della Valle, appena entrata al posto di Ghirlanda. Italiano dall'angolo, prova il pallonetto, para Viloslada e poi Soglietti lentamente attende che il pallone arrivi fra i suoi polpastrelli per far ripartire l'azione di Ferrara. 17 di gioco, 10-7. Tanic prova la giocata, trova Tomova, gran palla qui per Soglietti che trova l'angolo, che bella azione qui. Sì, pazienza e intelligenza la manovra dell'Ariosto. La palla ha attraversato tutto l'arco della difesa trentina fino ad arrivare ad una Soglietti libera, che non ha sbagliato la conclusione, portando 11 il punteggio per le padrone di casa. Molto brava qui Fabbricatore, che toglie il pallone per Vegni, poi Crosta in contropiede. Forse c'è anche un fallo, c'è il palo, Tomova mette dentro. Un po' di confusione qui, probabilmente su Crosta c'era un fallo. Ma direi molto più che probabilmente. Poi Martina, generosissima, si è lanciata sul pallone già dentro l'area per provare a concluderlo, a deviarlo al volo. La sfera ha toccato il palo, veramente bravissima Martina. 2 minuti intanto per la giocatrice di mezzo corona. Sulla ribattuta Tomova ha portato a 12 il punteggio. Molto merito di Martina Crosta in questa occasione, coraggiosa. Ora in panchina a curarsi il sopracciglio, che sembra essere la parte toccata nell'impatto con il portiere avversario. Prima inferiorità numerica del match è per l'ala Martina Betta, che dopo aver segnato il primo gol all'altezza del decimo minuto va a sedersi in
panchina per scontare i 120 secondi di inferiorità numerica con la quale lascerà la propria squadra. 18 di gioco, 12-7, nuovo massimo vantaggio per l'Ariosto, merito di Martina Crosta, ma la finalizzazione è di Marito Mova. Italiano per Saranovic, si ferma Saranovic, Vegni, ancora Saranovic, passivo chiamata mezzo corona, il primo passivo della gara. Bella palla qui davvero per Vegni, che parata da parte di Villoslada con Tanic che poi subisce il fallo, tentativo di Vegni di fermare la ripartenza. Marta Villoslada, Beppe, due partite a questa parte, il portiere spagnolo dell'Ariosto sembra un atleta, nuovo atleta, un nuovo giocatore, a inizio di stagione qualche incertezza, bisogna dirlo, ha dimostrato. Fabbricatore perde la maniglia in questa occasione, opportunità sprecata. Dicevamo, Villoslada da un paio di partite, giocatrice, portiere veramente importante. Non una gran palla qui di Marito Mova, perché Fabbricatore si è ritrovata a raccogliere praticamente all'altezza dei lacci delle scarpe. 12-7, 12 per chi difende, 7 per chi attacca, 19 di gioco al Palaboschetto, più 5 a Ariosto. Bello l'uno contro uno, ancora Villoslada che dice di no, ancora una volta a Luisa Della Valle che ha lasciato la posizione di centrale per andare a coprire meglio il campo in ala. Campestrini, c'è il taglio di Italiano, Saranovic, davvero un gran bel gol qui di Saranovic, nella difficoltà assoluta. Tra l'altro gli stava piombando addosso una sua compagna di squadra che arrivava in caduta libera, la giocatrice Sarano ci ha dovuto anche arrestare la corsa per non arruzzolare addosso alla compagna di squadra. Punteggio di 12-8, riparte mezzo corona, 10 minuti al termine della prima fazione. Ventesimo di gioco, il terzo di gara se n'è andato, ristabilita anche la parità numerica, non esattamente approfittata questa superiorità da parte dell'Ariosto con il mezzo corona che piazza il break di 0-1 in virtù anche dell'ultimo errore in campo aperto. La palla per Campestrini, Della Valle, Italiano, scambio nei due, c'è Saranovic che si fa vedere, qui il fallo più che di Marrocchi è Italiano che va sostanzialmente a tamponare le due giocatrici fermi. Decisione arbitrale in campo per mezzo corona, c'è anche Martina Pavlovic in posizione di pivot, qualche minuto di riposo per Violeta Vegni, altro 9 metri, 21 di gioco, partita gradevolissima. Sì, partita ancora aperta ovviamente, gioco veloce, squadre entrambe, ora c'è un brutto fallo da parte di Luciana Fabbricatore che viene sancito con i 2 minuti, toccata al volto la giocatrice in mezzo corona in fase di tiro, direi giusta questa sanzione arbitrale. Molto brava anche Della Valle a far vedere, a estendere quella che poteva essere la mole del fallo. Si sta scaldando anche Chiara Ferrara, potrebbe essere la seconda chiamata dalla panchina dopo Martina De Santis, due giocatrici che peraltro fanno il doppio campionato, fanno il doppio impegno a 1 e a 2, si può nelle sezioni under, e ovviamente l'Ariosto ne approfitta. Brava Tomova qui che va a recuperare, poi Villoslada, che palla per Marrocchi che coglie la traversa, qui però c'è fallo anche su Marrocchi, l'arbitro non se ne avvede, non fischia nemmeno la ferma del gioco, Saranovic va a segnare, non esattamente applicato correttamente qui il regolamento, perché con Marrocchi a terra doveva arrivare un fischio. Sì, anche perché la giocatrice è stata colpita al volto, quindi potrebbe essere, ci auguriamo e siamo sicuri che non sarà così, ma potrebbe essere qualcosa di serio, il gioco va interrotto immediatamente. Poi sugli sviluppi, mezzo corona accorciato le distanze, generosissima ferma Rocchi che non si è fermata davanti a nulla ed è andata ad impattare contro il ginocchio del portiere avversario. Fortunatamente l'Italo Rugaiana è in piedi, si sta incamminandosi sulle sue gambe verso la panchina, entra Chiara Ferrara ed entra anche Manfredini per l'Ariosto Ferrara. La gioca con l'extra player per ristabilire la parità numerica, coach Carlos Britos, con Villoslada seduta in panchina, Tanic, Soglietti, Crosta, Tomova, Ferrara e Manfredini, linea green in campo, Manfredini, la palla per Crosta, Tanic cerca e trova la conclusione, gran bel gol da parte di Mariana Tanic, serviva perché era in 2-0 il break di mezzo corona. Sì, bel gol di Mariana Tanic che si è districata fra le maglie della difesa avversaria, conclusione imparabile per il portiere avversario e punteggio ancora sul più 4, cioè ormai questa forbice che è ritornata a consolidarsi, 13-9 per le padrone di casa. Accorcia intanto a distanza in mezzo corona,
italiano. Palla sotto le gambe di Villoslada, qui probabilmente ha fatto vedere il braccio italiano ed è riuscita a spiazzare. Tecnica molto particolare quella della 33 ala a destra del mezzo corona. Altro cambio attacco e difesa con Soglietti che va a riprendere la posizione alla casella di ala. 8 alla prima sirena, 10 per chi difende, 13 per chi attacca. E avanti più 3 l'Ariosto, ma ha la palla in mano Tanic per Manfredini. Crosta, bella finta di Crosta con Tanic che vede l'incrocio di Tomova. Crosta trova l'angolo, gran bel gol, portiere già in porta, piano perfettamente riuscito. Iniziativa personale di Martina Crosta che non ha lasciato scampo alla difesa. Recupero di Manfredini in questo momento, Tomova per Ferrara, libera Katia Soglietti, viene servita da Ferrara e la capitana dell'Ariosto non sbaglia, più 5, 15-10. Molto brava, 2-0 di break per l'Ariosto, qui ottima giocata da parte di Ferrara che ha pensato al tiro, poi ha visto con la coda dell'occhio Soglietti e gli ha dato un pallone difficile ma controllato dalla capitana dell'Ariosto. Per il gol del 15-10, 23 di gioco, 7 al termine. Ancora una volta Mezzocorona che prova a dire la propria nella metà campo dell'Ariosto, della Valle, un palleggio di troppo, il pallone che arriva in angolo, non c'entra la porta, in questo caso la giocatrice maglia numero 9 Martina Betta che deve accontentarsi dell'esterno della rete che non fa tabellino. 24 di gioco, Crosta respira l'Ariosto, fa bene, ristabilita la parità numerica. Palla per il massimo vantaggio per le padrone di casa dopo l'errore di Betta che ha trovato solo l'esterno della rete, manovra ragionando Tanic e con Crosta, palla per Tomova, libera Ferrara e bisogna dire anche brava al portiere di Mezzocorona che intercetta il calibrato pallonetto di Chiara Ferrara. Molto brava Rizzica, poi la palla persa qui da parte della giocatrice maglia numero 49 Martina Pavlovic. Si sente come l'assenza di Vegni in campo. Campestrini della Valle cerca l'imbucata per la grande giocata da parte di Saranovic, c'è la parata di Villoslada ma c'è anche il rigore per il fallo di Tanic e allora sarà nuovamente Saranovic contro Villoslada quando sta per scoccare il 25esimo. Che parata da parte di Villoslada che ha detto di no alla numero 13 di Mezzocorona. Saranovic riesce a trovare ancora l'angolo, impeccabile dall'attacco alla 13. Sì, vanificato dal fischio arbitrale la prodezza di Marta Villoslada che aveva compiuto una parata veramente degna di nota su una conclusione potente a braccia unite, aveva respinto la conclusione. Poi Saranovic dalla tacca del penalty non ha sbagliato e ha accorciato le distanze per le ospiti, 15-11 il punteggio. Tanic, la palla per Crosta, ottimo servizio per Soglietti, morbido il pallonetto, stavolta Rizzica non può far davvero nulla. Si torna sul nuovo più 5, bella questa giocata da parte di un Ariosto che finalmente coinvolge anche le ali. Sì, che fra l'altro le ali stanno rispondendo da par suo perché Ferrara ha fatto un paio di ottime iniziative personali, poi dopo che non si sono concretizzate con un gol ma con ottimi servizi, e Soglietti ogni volta che viene servita accorcia ancora le distanze. Pavlovic per il Mezzocorona, questa volta Villoslada non può far nulla. Punteggio di 16-12. Gormitina difensiva qui da parte dell'Ariosto che permette alla Mezzocorona di arrivare da Pavlovic, tutto facile poi per la giocatrice maglia numero 49 andare a mettere il pallone alle spalle di Villoslada dall'altezza dei 6 metri. Tanic rischia la persa, la raccoglie Crosta, gran palla per Tomova traversa piena, Tanic non la tiene, palla che arriva dalla panchina di Mezzocorona. Qui l'azione non era neanche stata orchestrata male, è mancato un pizzico di tranquillità nel chiuderla. Curioso che la conclusione patentissima di Tomova sia poi dopo l'impatto con la traversa uscita dal campo quasi a metà campo, questo per far capire la potenza del braccio di Mari Tomova. De Santis fa ripartire l'azione, Tanic, ancora De Santis, cambio stavolta coinvolge Tomova per Martina Crosta, con De Santis che resta in campo in posizione anche offensiva. Tanic per Soglietti, schermata Manfredini, sta giocando una buona partita al posto di una ferma Rocchi che dopo il contatto con Rizzica ha lasciato il campo. Tanic, la palla per Crosta, Crosta con il fallo va a commettere fallo in attacco,
decisione arbitrale che punisce l'Ariosto, anche in questo caso non sembrava fermissima della Valle, però l'arbitro era sicuramente meglio piazzato. Sicuramente il confine fra il fallo del difensore e sfondamento dell'attaccante è molto sottile. Anche per me Martina Crosta in questa occasione non aveva fatto sfondamento, ma c'era più il fallo del difensore trentino, però l'arbitro è più vicino, come giustamente dicevi tu, e fischiando a favore di Mezzocorona consente alle trentine di riportarsi in avanti. Della Valle, Saranovic, grande giocata ancora di Saranovic, che terzino destro, terzino sinistro, comunque trova la via della porta. Sì, forse il braccio più potente delle giocatrici in maglia gialla questa sera, Saranovic, finora infallibile dall'attacca del penalty, ma anche in terzo tempo, per usare un termine cestistico, ha lasciato troppe volte nulla da fare al portiere di casa. Ora Katia Soglietti con un pallinetto ancora calibrato col polpastrello delle dita, riesce a superare millimetricamente Rizzica, portiere di Mezzocorona, e portare ancora sul più 4 il punteggio a favore delle padrone di casa. Questo è probabilmente il gol più bello della giornata fino a questo momento, un pallonetto morbido morbido in contromano che bacia la base interna del palo, supera Rizzica e trova il nuovo più 4 in un momento di difficoltà di tenuta da parte dell'Ariosto. Rischia la persa Mezzocorona, arriva la chiamata del passivo, in campo c'è anche Aurora Gislimberti, altro talento della cantera di Mezzocorona. Saranovic para in qualche modo Viloslada, ma Manfredini non raccoglie il pallone. Extra possesso con 90 secondi da giocare per Mezzocorona, che sovrasta così il limite del passivo, 17 per chi difende, 13 per chi attacca. Buona fino a questo momento la difesa dell'Ariosto anche grazie alle parate di Viloslada, la giocata da parte di Lona, palla che in qualche modo arriva dalle parti di Giada Verones, ha cambiato praticamente tutta la squadra il Mezzocorona, trova il meno 3, poi crosta la parata di Rizzica, pallone che resta lì, lo toccano un po' tutti, forse Rizzica in maniera furba tocca un pallone che aveva precedentemente sporcato una compagna di squadra. Saranovic non può attaccare, molto brava Manfredini qui a togliere l'attacco. 14-17, vediamo se c'è la chiamata di time out oppure se decide di provare l'attacco fino alla fine in Mezzocorona. Gislimberti rischia la persa Mezzocorona, forse arriva anche il passivo, bomba da parte di Gislimberti, palla sotto all'incrocio. Conclusione Gislimberti d'applausi, ottimo l'innesto, l'impatto sulla partita di Gislimberti con quei molteplici cambi del coach di Mezzocorona. Direi che ha dato un'energia maggiore rispetto alle compagne che erano in campo precedentemente, e Mezzocorona accorciato ancora a meno 2 in questa fase finale di primo tempo, 20 secondi al termine, con il punteggio di più 2 per l'Ariosto, 17-15 nei confronti di Mezzocorona. Un po' di lucidità in questo finale di primo tempo, con una difesa che si è allentata. L'Ariosto al 25esimo era 15-10, ha concesso 5 reti in 4 minuti, un po' troppo per una partita che comunque vale tanto, oltre 2 punti in palio. Decisamente troppo, anche perché la difesa dell'Ariosto era stata impeccabile fino a una manciata di minuti dall'intervallo. Probabilmente, se vogliamo cogliere un appunto, è le seconde palle, quelle palle vaganti, sono finite tutte nelle mani delle giocatrici in giallo-blu, con Ferrara che non è riuscita a arpionare la sfera e farla propria prima di che potesse arrivarci sulla sfera stessa un'avversaria. Troppi secondi possessi concessi. Si riparte con la palla nelle mani di Fabbricatore. 20 secondi in campo l'Ariosto con Fabbricatore, De Santi, Stanic, Soglietti, Ferrara, Manfredini e Viloslada in porta. Attacca la formazione emiliana con 10 secondi al termine, la sirena della fine del primo tempo. Tanic dentro anche l'extra player, ecco la crosta, giocata praticamente perfetta, non si completa, attenzione, porta vuota, se se ne accorge Mezzocorona tira. Qui spreco enorme da parte di Mezzocorona, perché non è successo, non è probabilmente andata a buon fine niente di quello che coach Britos aveva pensato, e la porta era rimasta vuota con l'extra player.
Sì, è entrata in corsa Martina Crosta con una conclusione murata dalla difesa ospite. Pallone nelle mani delle ragazze in giallo-blu, portiere di Ferrara seduto in panchina, porta sguarnita, ma il pallone non ha neanche superato la metà campo, con le giocatrici del mezzocorona che non si sono accorte della porta sguarnita e nessuno ha tentato la conclusione anche dalla propria metà campo. 17 a 15 il punteggio al Palaboschetto fra Ariosto e Mezzocorona. Pausa per noi, ci ritroveremo quando le squadre rientreranno dagli spogliatoi.
Ritrovati amici sportivi di Eleven Sport dal Palaboschetto, Enrico Bonzanini e Beppe Celeghini con voi per altri 30 minuti per raccontarvi il match qui tra Ariosto, Pallamano Ferrari, mezzo corona, più due, il vantaggio maturato dall'Ariosto nei primi 30 minuti, tutt'altro film ovviamente questa ripresa con le due squadre che di fatto ripartono con la voglia di superarsi, paratissima di Rizzichi su Crosta e qui ovviamente occasione mancata dall'Ariosto. Sì, nel primo tempo c'è stata una partenza eccezionale di Mari Tomova che ha trascinato le padrone di casa fino al più 6, poi dopo il rientro delle trentine la bulgara direi che è stata contenuta nella seconda parte del primo tempo e Ferrara ha faticato maggiormente a trovare la conclusione a campo aperto. Ora in questo primo inizio Martina Crosta ci ha provato con una risposta importante dal portiere avversario. Ora la palla è per le ospiti che ci provano con conclusione provata da parte di Saranovic, la murata da parte dell'Ariosto che concede soltanto una possesso dall'angolo, il pallone, ancora la conclusione, la parata di Villoslada, c'è il fallo su Jessica Lona. Si ripartirà con il tentativo di conclusione di Gislimberti, la conclusione murata con Villoslada che può far ripartire l'azione, che presa di Marrocchi che poi con il no look trova Fabbricatore, gol davvero molto bello, bello il passaggio di Villoslada, bella la presa, una mano di Marrocchi, bellissimo l'assist in no look per Fabbricatore. Questo è un gol da mettere nelle sigle televisive perché veramente meglio di così non si poteva fare, tutto alla massima velocità ma pregevole, soprattutto Marrocchi che ha preso una sfera non facile con una mano e subito servizio per Fabbricatore che ha trovato l'angolino, veramente tutto bello. Conclusione da parte di Gislimberti, c'è il rigore per il mezzo corona con Tanic che indugia in qualche protesta e Saranovic che invece è già sull'attacca per cercare la trasformazione per il nuovo meno 2. Buonissimo ingresso di partita per Aurora Gislimberti con Saranovic che non ne sbaglia uno. No, 100% dal dischetto per Saranovic, ancora una volta palla nell'angolino, nulla da fare per Villoslada e punteggio che torna sul meno 2 per le Trentino, 18-16 a favore dell'Ariosto. Tanic, il pallone per Luciana Fabbricatore, cerca la giocata su Tanic, Fabbricatore prova la percussione solitaria, arriva al 9 metri in favore dell'Ariosto con Marrocchi che va a cercare nuovamente Tomova, Tanic, la rincorsa di Tanic che poi cerca la giocata su Tomova, bella l'apertura per Crosta, tutto bello a fisarmonica con Soglietti che colpisce il palo, il pallone per Tanic, Tanic cerca ancora Fabbricatore, rischia la persa l'Ariosto, poi in qualche modo Crosta tiene vivo il possesso, passivo chiamato, brutta palla di Fabbricatore raccolta da Crosta e Tanic trova il gol in sottomano. Pregevolissima la conclusione di Mariana Tanic che in sottomano ha lasciato partire una conclusione imparabile per Rizzica che non ha potuto nulla sulla conclusione della straniera dell'Ariosto, punteggio del 19-16, polveri bagnate da un po' di minuti per Mari Tomova che era stata la trascinatrice dell'Ariosto nei primi minuti di gara. 10 minuti assoluti per Tomova, qui Gislimberti viene ancora una volta schermata, Tomova chiamata, appena chiamata da te, trova un gran gol praticamente in azione solitaria, doppio scavalcamento e Gislimberti accusa il colpo, dovrà lasciare il campo a Campestrini. Sì, era rimasta a terra la giocatrice di mezzo corona, si è incamminata zoppicando verso la panchina aiutata ad rialzarsi da Tanic. Speriamo sia nulla di grave per la giovane di mezzo corona che ha terminato alla grande la prima frazione da protagonista. Giocata cercata da mezzo corona centralmente, tiene il contrasto Marrocchi con in questo caso Pavlovic che va a dire qualcosa anche a Fernanda Marrocchi, anzi era a Tanic il dialogo, scusate, Tomova, il dialogo era fra le due, la parata poi di Villoslada sul tiro dall'angolo, sbaglia poi Tomova il servizio, può concedere una ripartenza, ripartenza che non si concretizza, Saranovic cerca la giocata ancora una volta per
Martina Betta si riparte con tranquillità da Jessica Lona, che adesso stanziona nella posizione di centrale. Pizzico di confusione, Ariosto è più qua. Sì, vorrei sottolineare l'azione difensiva di Martina Crosta, che ha avuto la capacità di chiudere il contropiede in superiorità numerica di mezzo corona, palla ancora nelle mani delle ospiti, però vanificata un'opportunità in contropiede in superiorità numerica per le ospiti, che ripartono dopo una sanzione arbitrale. Ancora azione manovrata per mezzo corona. Campestrini probabilmente era in area anche in questa conclusione. Veronez, che è stata disinnescata da Villoslada, se la ride Marta Villoslada, ben contenta di aver fatto una grande parata. Divertente che dopo una bella parata non trovava più nell'arco visivo il pallone per far ripartire il contropiede, finalmente l'ha ritrovato. Non c'è il contropiede, ma rimane l'ottima parata di Villoslada e la palla per un nuovo attacco nelle mani di Ariosto. Tanic, il pallone per Tomova, ancora Tanic, Crosta a cercare nuovamente l'imbucata per Marrocchi. Marrocchi cerca di farsi largo. Pavlovic e Saranovic non sono esattamente di quell'idea, l'Uruguagia cerca lo stesso di farsi largo, cenno d'intesa fra le due, partita molto corretta per il momento. Tomova trova la parata di Rizzicchi, ma l'arbitro va a fischiare il tiro dai sette, con Soglietti che lascia ancora una volta il compito a Tomova di tentare la trasformazione, cronometro che viene trasformato per l'impossibilità di arrivare in tempi celeri alla conclusione. 20-16, possibilità di nuovo più 5 per l'Ariosto, con Tomova che carica il tiro e trova il gol. Tomova e Saranovic saranno loro a giocarsi la palma di MVP. Ah, direi che si va verso questa indicazione qua. La Saranovic è sicuramente la più assidua nel tabellino delle dei marcatori per mezzo corona. Tomova ne ha segnati 7 nel primo tempo e in questa ripresa pare aver ripreso confidenza con la rete. È a 10, è arrivata già a quota 9 Tomova, punto ovviamente a arrivare in doppia cifra anche in questa gara. Tomova, Crosta, grande giocata di Martina Crosta, che poi trova un gol bellissimo, il gol del massimo vantaggio del più 6, virate piede perno, giocata quasi da basket in questo caso. E poi delicatissima nella conclusione, calibrato il pallonetto da posizione centrale dopo aver perforato il muro difensivo di mezzo corona. Ottima tutta l'azione costruita e concretizzata da Martina Crosta. 5-1 il parziale, Beppe, in questo secondo tempo, un punteggio che si dilata adesso, anzi potrebbe dilatarsi se Marrocchi non mancasse la presa. Sfinita Marrocchi dopo l'ennesimo coast to coast, va a chiudere adesso i ranghi difensivi coach Britos della sua Ariosto con il tentativo centrale, la bella giocata con il pallone che arriva dalle parti di Betta, che contromano stavolta non riesce a trovare la via del gol, schiaccia troppo il pallone che si impenna e schizza sopra la traversa. Più 6 palle in mano per l'Ariosto all'ottavo della ripresa. Sì, era una nitidissima occasione per accorciare le distanze per mezzo corona, palla troppo forte schiacciata sul terreno di gioco che si è alzata sopra la traversa graziando Villoslada. Bellissima, adesso ci si prova, ma Fabbricatore entra nell'area, si è provato un servizio per Fabbricatore che non è riuscito ad agganciare la sfera prima di entrare in area. Accorcia le distanze ancora a mezzo corona. Saranovic col gol numero 8 della sua partita. Qui Fabbricatore sbaglia il tentativo di servizio per Crosta, si resta sul più 5. Tomove a 9, Saranovic a 8, se la giocano davvero loro la palma di top scorer di questa partita. Manovra a mezzo corona con Lona. Lona cerca nuovamente Campestrini, messa in questo caso in contromano rispetto alle indicazioni di inizio partita. La giocata da parte di Betta, che perde la maniglia, ma gli arbitri gli riconsegnano il possesso. 22-17, 9 di gioco nella ripresa, ne mancano 20 al termine, anzi 21 al termine di questa partita. Campestrini, Lona, l'incrocio anche positivo con Buratti. Buratti prova la giocata, c'è deviazione da parte di Tomova, che ammette il tocco, sportiva Mari Tomova su Buratti, proprio la numero 99, prova ad attaccare centralmente Lona, rischia la persa, anzi arriva la persa. 2 minuti per Fabbricatore, scelta molto penalizzante questa da parte della coppia arbitrale.
No, Fabbricatore e anche Marocchi si stanno lamentando. Io penso, conoscendo Luciana Fabbricatore, giocatrice molto tranquilla, non una persona focosa, il modo di come si sia lamentata di questa sanzione arbitrale, mi verrebbe da pensare che la ragione dalla sua parte. Anche Marocchi si è lamentata con il direttore di gara, tant'è che Mezzocorona riparte in superiorità numerica e concretizza immediatamente, accorciando ulteriormente il vantaggio. No, rete annullata, quindi si rimane sul 22-17. Invasione di Buratti vista dal direttore di linea, va ad invalidare il gol del meno 4, si resta sul più 5, palla in mano per l'Ariosto. Si gioca ancora una volta l'extra player, coach Britos, probabilmente rinfrancato dal vantaggio che è comunque ampio, 5 reti con il possesso fra i polpastrelli. Prova a giocarsi questo possesso con una spaziatura canonica offensiva. Bella palla di Tomova per Soglietti e parla sotto l'incrocio. Tutto bello, l'Ariosto in extra player ha sempre fatto belle cose oggi. Tra l'altro non solo concretizzato la superiorità numerica, ma l'ha fatto in maniera pregevolissima. Ancora Viloslada chiude la propria porta. Riparte Marocchi che spreca, ma Crosta è la più lesta di tutti a conquistare una sfera vagante. Sì, brava Crosta qui a pulire una palla che era praticamente persa. Torna con l'extra player e torna anche in campo la maglia numero 44, Girlanda, per Mezzocorona. Girlanda verosimilmente andrà a fungere da centrale. Tomova si alza, Tomova tutto braccio, parata di Rizzica. Questo è molto doloroso, perché se ho visto bene la giocata, Tomova ha messo il piede sotto a Campestrini in caduta. Dolorosissima questa situazione per la giocatrice maglia 82, ovviamente del tutto fortuita questa situazione con Tomova che nella meccanica di tiro, cadendo, ha messo il piede sotto al piede sinistro della giocatrice maglia 82. Molto dolorosa e molto sfortunata questa situazione. Si è visto subito che si trattava di un incidente non lieve, speriamo sia nulla di grave per l'atleta. Sembra dolorante, il medico della gara si è attivo sulla caviglia della ragazza, forse parliamo del ginocchio e non della caviglia. Speriamo non si tratti di nulla di grave, partita ovviamente ferma e soccorso e cura per l'atleta di Mezzocorona. Forse è il ginocchio. Sarebbe peggio ancora. Anche la capitana dell'Ariosto Katia Soglietti va a sincerarsi delle condizioni di Anna Chiara Campestrini, che è rimasta a terra immediatamente dopo la giocata. Dolorosissima la situazione, anche il dottore sta facendo il possibile sulla supervisione costante da parte di Cristiana Ziachiri, assaggiatrice del Mezzocorona. Prova a rialzarsi in qualche modo Anna Chiara Campestrini, tanta fatica, non appoggia il ginocchio. Applaude il Palaboschetto, davvero sfortunata questa giocatrice che stava facendo un campionato meraviglioso. Si va a sedere in panchina a bordo campo, gioco che può riprendere, undicesimo di gioco, caduta anche male forse la giocatrice maglia numero 82. È stata una dinamica molto particolare, direi che Tomova nella meccanica di tiro è atterrata con forse il proprio ginocchio contro il ginocchio della Campestrini, che subito si è lasciata cadere a terra. Era evidente che non si trattava di un incidente da poco, speriamo sia nulla di grave, parliamo di un ginocchio, l'incolumità della ragazza è fuori discussione, però sportivamente parlando sappiamo quanto il ginocchio sia delicato per un atleta. Ancora cure del caso con il medico di gara e la massaggiatrice trentina, che stanno applicando del ghiaccio sull'articolazione della ragazza. Speriamo davvero non sia nulla di grave per Anna Chiara Campestrini. Intanto in campo è tornata Girlanda a manovrare in mezzo in posizione centrale. Saranovic, rientra anche in campo Aurora Gislimberti, riceve proprio la numero 4, doppio appoggio, manca la porta. Gislimberti molto alta, l'atleta molto forte con il braccio destro, ma stavolta manca la porta. Più 5, palla in mano, attacca per bissare il massimo vantaggio la formazione di coach Carlos Britos. Crosta, il pallone per Tanic, Soglietti, Crosta ancora, Tomova,
situazione quasi irreale al Boschetto, con tutto il palazzetto che è quasi più concentrato su Campestrini che non sulla partita, ma è anche il bello di questo sport. Grande sportività. Quitanis trova l'angolo, gol del più 6, 12° della ripresa. Ariosto sta provando a scappar via. Sì, break delle padrone di casa, il primo di questa ripresa. Probabilmente le ragazze trentine hanno un po' anche accusato a livello emotivo l'incidente occorso alla propria compagna, che in questo momento gli viene applicata una fasciatura rigida. Parliamo di caviglia, in questo momento si vede bene, quindi è la caviglia l'oggetto che è delle cure del medico e del staff sanitario trentino per la ragazza, la Campirischi, che ancora è sdraiata a terra. E intanto le sue compagne accorciano le distanze, punteggio di 24-18. Saranovic mette dentro il gol del nuovo meno 6, pardon, sul cronometro sono 13 della ripresa. Caviglia fasciata, caviglia sinistra fasciata per Anna Chiara Campestrini. Tanic, la palla per Tomova. Tanic ancora, Soglietti, Crosta chiama la palla Tomova, prova Soglietti invece a concludere, Rizzica trova la parata e c'è anche il 2 minuti per Buratti, qui il mestiere da parte di Katia Soglietti che è andata a trovare una conclusione con un angolo di tiro ridottissimo, cambio anche fra i pali, fuori Rizzica che lascia l'incombenza a Elena Pedron di provare a togliere il pallone dalla porta, dallo specchio alla porta. Pedron contro Tomova. Ariosto che avrà anche la superiorità, Pedron toglie il gol a Tomova, Tomova invece segna la 10ª rete sulla respinta, Ariosto in superiorità e sul più 6. Sì, situazione analoga a quella capitata sul versante opposto nel primo tempo, con penalty ribattuto con bravura dal portiere, ma palla che torna fra le mani della giocatrice che si è incaricata della trasformazione, che comodamente in seconda battuta deposita la sfera in rete. Ci ha provato Aurora Gislimberti a buttarsi all'interno della difesa, in campo c'è anche Enrica Terrana in posizione di pivot. Gislimberti, bella questa giocata per la bella conclusione da parte di Eleonora Italiano, della capitana, che trova il fondo della rete, 25-18, Ariosto disattenta nel prendere gol in superiorità numerica. Ecco, è proprio questo da focalizzare, non si può prendere gol in questo modo in superiorità numerica, per carità. Applausi per le giocatrici trentine, ma in superiorità numerica ora è Ferrara che con molta bravura e tecnica supera il portiere avversario e riporta il punteggio sul 26-19. Giocatrice molto molto tecnica Chiara Ferrara, qui ha trovato davvero un bel gol, lo dedica anche a Martino Lobiondo, un bel momento questo. Beh, sono ragazze giovani, vivono praticamente insieme e fa piacere vedere che Martina Lobiondo, che non ancora ha visto il terreno di gioco, giocatrice anche lei gravata da tanti infortuni, si vede dedicare una rete da una compagna di squadra. Gislimberti trova una rete con un pizzico di fortuna, perché la palla rimbalza e Villoslada non riesce a toglierla dallo specchio della porta. 26-20, punteggio che sta lievitando tanto la proiezione, vede sicuramente l'Ariosto sopra le 30 reti segnate, anche mezzo corona ovviamente, se vuole provare a riaprirla deve fare il break in questo frangente. Tomova ricaccia 7 reti, la mezzo corona ed è a quota 12. E in che modo ha lasciato partire a tutto braccio una conclusione di destro che ha incrociato e si è insaccata all'incrocio dei pali. Solo applausi per Mari Tomova, perché quando lascia partire queste conclusioni c'è poco da fare per chiunque. Fissato anche lo score, il season high stagionale per Mari Tomova, sono già 12 le reti per la bulgara che sta provando a staccare Saranovic. Attacca a mezzo corona con Terrana che ha battuto con rapidità il pallone. Gislimberti cerca l'angolo, trova ancora un gol. Adesso Gislimberti sta prendendo un po' di mira a Villoslada, trovando gli angoli giusti. Sì, palla che carambola fra le gambe del portiere ferrarese e supera la linea di porta. Ora è Chiara Ferrara sul versante opposto che ancora una volta è precisa nel superare il portiere avversario e portare le marcature a 28 per le padrone. 28-21,
più 7 per l'Ariosto, che deve gestire adesso questo vantaggio negli ultimi minuti di gara con Girlanda che va a manovrare questo pallone. Girlanda, Saranovic, Gislimberti, italiano in ala, Terrana in pivot, e dall'altra parte c'è la numero 22 della Valle, Gislimberti ancora, tentativo per Girlanda di trovare la rete e Gislimberti coglie il palo, terza conclusione di fila in doppio appoggio per Aurora Gislimberti, palla che scheggia il palo e finisce out, possibilità di nuovo attacco e sarebbe il nuovo massimo vantaggio se arrivasse il gol per l'Ariosto, mezzocorona che sta progressivamente scivolando via dalla partita. Sì, Gislimberti che coglie la parte esterna del palo concedendo all'Ariosto l'opportunità per allungare nel punteggio. Questo break delle padrone di casa sta assumendo proporzioni abbastanza nette, ora fallo pesante ai danni di Tomova. Terrana viene esclusa per 2 minuti, segnalazione corretta qui perché il braccio di Terrana è molto alto, va a colpire il mento della bulgara, si lamenta l'esperta giocatrice di mezzocorona, ma segnalazione qui è abbastanza doverosa. Nuova superiorità per l'Ariosto, momento cruciale della partita, qui se l'Ariosto scappa la chiude davvero. Sì, è il momento per l'Ariosto di concretizzare il vantaggio, ci pensa Ferma Rocchi che capitalizza al meglio un assist di Martina Crosta portando il punteggio sul più 8. Sì, dice bene Enrico, l'Ariosto Ferrara sta scappando via ora per mezzocorona, si tratta di compiere lo sforzo decisivo altrimenti la partita, questa trasferta di Ferrara, si tramuterà in un viaggio senza frutti. Che ripresa qui, trova un altro gol ancora Girlanda e poi probabilmente c'è anche l'esclusione per De Santis. Girlanda trova la rete numero 2 della sua partita, 29-22. Nella ripresa è cambiato completamente il canovaccio della partita perché le due squadre hanno cominciato a segnare meno, a difendere probabilmente anche meglio, ha segnato solo 7 reti, si fa per dire, a mezzocorona, ne ha segnate invece 12 l'Ariosto. Lo strappo decisivo l'Ariosto l'ha fatto proprio d'inizio ripresa. Potrebbe essere stato quello decisivo, come dice bene Enrico, ormai per mezzocorona si tratta di una strada parecchio in salita in questi ultimi 12 minuti di partita, il divario si è allargato e l'inerzia è tutta a favore delle ragazze in divisa verde, le padrone di casa dell'Ariosto, che perdono palla in attacco. Soglietti non riesce a tenere in campo un assist di Crosta. Girlanda per Gislimberti, il pallone per Saranovic che rallenta le operazioni, mezzocorona cerca di ragionare, un'azione che la vede nuovamente attaccare con la necessità di trovare la via della rete per tenere aritmeticamente giocabile ancora la partita. Saranovic dormita qui della difesa di Ariosto, Saranovic va dentro dritto per dritto. Ne approfitta la giocatrice di mezzocorona superando ancora una volta sotto le gambe Viloslada, però l'abilità di Saranovic è stata soprattutto nell'intuire il buco concesso dalla difesa dell'Ariosto, approfittarne, inserirsi e trafiggere senza possibilità di replica Viloslada, che comunque ha disputato un'ottima prestazione fino a questo momento. 10 minuti al termine, più 6 palla in mano per l'Ariosto che chiama time out con coach Carlos Britos. 2-0 di parziale aperto per la formazione ospite, è stata brava comunque a trovare il varco giusto. È una mezzocorona che dopo l'uscita di Campostrini ha pagato tanto, perché quella è una giocatrice baricentrica per la squadra trentina, è stata brava a rimanere in partita. Sì, anche l'aspetto psicologico può avere affluito, perché quando vedi una tua giocatrice importante e una compagna di squadra uscire con una caviglia KO, sai, insomma, non può essere una cosa che lascia inalterato l'equilibrio mentale delle ragazze, perché quando vedi una ragazza, una tua compagna seduta lacrimante con una caviglia alzata sopra la panchina, direi che pensieri catastrofici o nefasti non ne occorre farne. Si tratta di una caviglia, speriamo che Campestrini possa recuperare il prima possibile, rivederla in campo al meglio delle proprie condizioni a brevissimo tempo. Hai detto bene, l'augurio è proprio quello che Anna Chiara Campestrini possa tornare in campo il prima possibile a dare una mano
alle sue compagne di squadra. 29-23, ultimi 10 minuti di gioco qui al Palaboschetto, con l'Ariosto che attacca per toccare quota 30. Tanic, Crosta, lascia la palla a Soglietti che la raccoglie, para Rizzica, c'è l'invasione da parte di Gislimberti. Nuovo cambio in porta con Rizzica che lascia i pali a Pedron, si lamenta mezzo corona. Tomova pronta a tornare nuovamente sull'attacca per cercare la trasformazione. Sono 11 le reti, anzi Soglietti che va a prendersi il compito di provare a trasformare. Trova il gol Soglietti senza problemi dopo l'errore di Tomova convertito in gol sulla ribattuta. Tocca quota 30 l'Ariosto grazie a Soglietti. Sì, è la capitana questa volta ad assumersi la responsabilità della trasformazione, impeccabile, due ottime regoriste può contare l'Ariosto Ferrara. Questa volta è stata, in questa occasione è stata Tomova a incaricarsi della maggior parte dei penalty, questa volta è stata Capitan Soglietti. Quello che importa per Ferrara è che il risultato non cambia e il punteggio va sul 30-23. Girlanda cerca la giocata per Gislimberti, brava De Santis che capisce e tocca il pallone facilitando la ripartenza di Tomova. Per Tomova sono 12 le reti in questa partita, 31-23, 2-0 di break dopo il time out. Lo ripetiamo ancora una volta, che braccio questa ragazza, veramente quando c'entra lo specchio della porta ben poco da fare per il portiere avversario. Accorcia intanto le distanze in mezzo corona, però quando ormai siamo a meno di 10 minuti dal termine direi che il punteggio è ancora abbastanza rassicurante per le ragazze in maglia nera dell'Ariosto Ferrara. Punteggio decisamente rassicurante, 31-24 con la palla in mano, possibilità di gestione adesso per Tanic, il pallone per Ferrara. Ferrara la finta poi di attacco, c'è la giocata in doppio pivot, ancora Tanic tiene il braccio, va a guadagnarsi un 9 metri Mariana Tanic. Ricordiamo per gli appassionati di pallamano che alle 20.30 sulla pagina Facebook della Giara Assicurazioni Ferrara maschile ci sarà la diretta dell'altra partita in programma oggi al Palaboschetto fra Ferrara United e Cologne. Gran giocata qui di Tanic, bel gol, più 8 anche Tanic si erge protagonista di questa ripresa, è stata un pochino più regista e meno finalizzatore in questa seconda frazione Mariana Tanic, però anche lei dà il suo contributo nel tabellino dei marcatori, più 8 per Ferrara, 32-24. Girlanda, la palla per Gislimberti, ancora Saranovic, Girlanda, Gislimberti ancora, sfida Tomova, palla per Terrana che va a guadagnarsi un 9 metri già battuto per Gislimberti che lascia su Girlanda, cerca l'imbucata, non la trova, tiene vivo il pallone ancora una volta generosamente la formazione ospite con Verones. Saranovic, Gislimberti, una finta e giustamente vengono chiamati i passi a Gislimberti che appoggia il piede per il quarto passo. 32-24, più 8 per l'Ariosto che attacca per il nuovo massimo vantaggio, più 9, partito ormai in ghiaccio. Salvo rovesci clamorosi e miracoli delle trentine, direi che ci si sta avviando a tagliare il traguardo, ormai siamo nell'ultimo rettilineo. Ferrara manovra con calma, anche il cronometro diventa un alleato per chi è in vantaggio in questi frangenti. Tomova per Tanic, l'azione è pregevole, Chiara Ferrara viene fermata fallosamente al momento della conclusione. 7 al termine, passivo chiamata Ferrara che deve velocizzare le operazioni. Bella palla di Tanic per Marrocchi, arriva anche il gol, molto brava Marrocchi. Sì, si fa trovare pronta per lo scarico di Tanic, piede perno, si gira e non lascia scampo al portiere avversario. 33-24 a favore dell'Ariosto Ferrara. 6 minuti al termine al Boschetto, 2 punti che si avvicinano per l'Ariosto che sale a quota 4 e tocca la seconda vittoria consecutiva vincendo entrambi gli scontri diretti. Ovviamente non bisogna parlare dei rimpianti, ma di situazione capovolta dopo queste due partite. Erano due partite da vincere a tutti i costi per l'Ariosto. Ma se vogliamo, Enrico, la cosa che era un po' clamorosa era vedere l'Ariosto in fondo alla classifica a 0 punti. Il valore delle ferraresi che ora si portano con Chiara Ferrara ad incrementare il vantaggio
preciso e pregevole il contropiede orchestrato da Viloslada e splendidamente finalizzato da Chiara Ferrara. Punteggio di più 10, 34-24. Ancora nuovo massimo vantaggio, 34-24, più 10 con Chiara Ferrara. Viloslada qualcosa ti concederà anche a livello difensivo, ma ha un braccio incredibile, un quarterback praticamente. Adesso si è fatta anche valere nella respinta della conclusione da fuori. Sì, veramente questo lancio da un'area all'altra per Chiara Ferrara è stato qualcosa da far vedere nelle scuole di pallamano. Annullato il più 11 a Katia Soglietti, sarebbe stato il 35-24. Non arriva invece la convalida per una linea pestata, 5 minuti al termine, ormai davvero partita agli sgoccioli. Viene fischiato il 9 metri a mezzo corona con il tentativo non riuscito da parte di Luisa Della Valle di trovare la rete del meno 9. In campo Travagli per l'Ariosto, e pronta anche Poderi. Vediamo se ci sarà spazio per l'ex Oderzo. Tenta la conclusione Girlanda, ancora un fallo fischiato. Ribattuta, possibilità di giocare un nuovo possesso offensivo. C'è in campo anche Marica Pilati per mezzo corona. Girlanda rischia la persa, Saranovic tiene viva la sfera, 9 metri fischiato a mezzo corona, che però ha il passivo come avversario anche da superare oltre all'Ariosto. Girlanda, grande giocata qui, gran giocata di Girlanda. Nulla da dire quando un atleta si mette in proprio e trova una conclusione e concretizza la rete così, bisogna solo fare i complimenti alla giocatrice, anche se effettivamente il muro difensivo dell'Ariosto è stato un pochino morbido. Dentro anche Emma Travaglia al posto di Katia Soglietti, partita finita per la capitana e anche per Mari Tomova. Davvero una bella cooperativa quella formata da Mari Tomova, 12 reti per lei, che fanno 19 con Katia Soglietti, è praticamente più della metà delle reti dell'Ariosto, messe in tandem, parata da parte di Rizzica, attacca per il meno 8, mezzo corona, Saranovic, ottima l'idea per Pilati, bella parata da parte di Viloslada che toglie la palla dall'incrocio, forse una delle più belle parate della partita. Enrico, Viloslada da un paio di partite a questa parte sembra un altro portiere, veramente da giocatrice forse da mettere in discussione a protagonista assoluta e punta di forza dell'Ariosto. Altra bella notizia, il ritorno in campo di Carlotta Poderi, davvero una giocatrice molto molto forte, potrebbe venire utile in questa parte di stagione. Poderi, la palla per De Santis, scarica su Ferrara cerca l'imbucata per Manfredini, c'è il fallo, Manfredini andrà alla battuta. 27 di gioco, De Santis cerca l'imbucata per Manfredini, arriva la persa, ma c'è anche il 9 metri per l'Ariosto. Ormai non chiama neanche time out mezzo corona, meno 9 per la formazione trentina, che dovrà probabilmente ragionare specialmente su una ripresa che l'ha vista calare nettamente nella fase centrale. De Santis cerca l'imbucata, parata di Rizzica, arriva il 7 metri per la formazione di casa con anche la sospensione del tempo. Vediamo chi si andrà ad incaricarne. Travagli, personalità per Emma Travagli. Sì, sia Tomova che Soglietti sono sedute in panchina, di conseguenza le due rigoriste principali, e Travagli non sbaglia, trasformando con bravura e senza lasciare scampo al portiere, si iscrive nel tabellino dei marcatori anche Travagli. Brava, perché ha trovato il gol del più 10, il primo gol per lei in questa serie a Beretta. 28 minuti di gioco, ancora attacco di Della Valle che cerca l'imbucata, trova il fallo, il 9 metri, con 140 secondi al termine della partita. Saranovic, Girlanda, palla ancora per la formazione ospite che cerca di trovare il varco con Girlanda e Saranovic, spara Saranovic, non trova nemmeno la porta. Viloslada andrà a far ripartire l'azione, ultimi due minuti di gioco al Palaboschetto, garbage time ormai è iniziato, due punti d'oro per l'Ariosto. Due punti che devono valere molto di più del passo in classifica, devono dare consapevolezza e autostima a queste ragazze che dopo una partenza allucinante in negativo stanno tornando ad essere quello che si pensava fossero a inizio di stagione. 4 punti consecutivi, prima volta che l'Ariosto non si trova ultimo in classifica.
Cedron va a parare, trova un gran bel gol qui in doppio appoggio Girlanda, davvero un gol bello da vedere per la centrale che tocca quota 4 in doppio appoggio. 1 minuto e 10 secondi al termine del match al Pallaboschetto, 35-26, con De Santis e Crosta a manovrare questa azione. Puderi, Travagli, eccola la giocata per Puderi che rifiuta il tiro, va da De Santis, forse anche un fallo per andare a fermare nuovamente l'azione dell'Ariosto, che avrà la possibilità di andare in possesso palla. De Santis, Puderi, uno contro uno, Puderi scarica su Crosta, Crosta cerca la giocata, ancora Ferrara, può andare al tiro Puderi, la palla che si impenna, non scende col giusto timing. C'è l'applauso però della panchina per Carlotta Puderi, che lentamente sta cercando di tornare sui suoi livelli, livelli che l'hanno vista essere sicuramente una delle giocatrici più importanti di tutto il panorama della pallamano italiana. Girlanda, probabilmente sarà mezzo corona a chiudere la partita, Saranovic, tentativo di scavalcamento da parte di Lona, c'è il 9 metri, 13 secondi alla gong, 35-26, Lona, il pallone per Girlanda, Saranovic, 5 secondi al termine, deve andare al tiro mezzo corona, Saranovic trova la rete sul gong, è il gol che chiude la partita, vince l'Ariosto Pallamano Ferrara al Boschetto, 2 punti importanti. Un saluto da Beppe Celeghini e Enrico Bonzanini dal Pallaboschetto, ci ritroveremo tra 2 settimane per rivedere nuovamente l'Ariosto in casa, presto.